Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. Casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare.
Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba, se devo. Ci vediamo, Tommy. Permesso. Ellie. Oh, Gesù. Mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di... te, di... di quanto ti... Mi rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e... mi ha... ha detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi. Il colmo... Joel, scusa. È tardi e devo... svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che cos'è? Beh... ti presento un'amica, si chiama... Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Thank you.
I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you. Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No, 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 non so neanche tenerla in mano. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero. Ok, prima lezione domani sera. Ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il secondo. È terribile. Notte, piccola. Ehi. Buongiorno. Scusa, stavo ancora dormendo. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai avuto una nottataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato Dina? Pensavo che... Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? No. Forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai... Dio, che imbarazzo. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Prendi la tua roba, siamo in ritardo. Non puzza. Ho sonno. Ah.
Certo. Joel, è sveglio? Hanno avvisato degli infetti a nord. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Sì? Dubito abbiano dormito molto. Di sicuro meno di te. Smettila. Stavo per alzarmi. Davvero? Hai tutto? Sì. Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Perché? Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Maria vuole parlarti. Dov'è? Ha ballato per ore. Al ristorante. C'entra per caso Seth? Non saprei. Dille che non mi hai visto. Come, scusa? Ehi, quindi... nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, non vorrei pensassi che... Ellie, nessun problema, giuro. Grazie. Ehi, vecchietto. Sì, una bella grattata. Ho sentito dire che c'è qualcosa tra loro. E questo ti ha lasciato Jesse. Ehi, Jesse. Oh, ciao. Stavolta ti vedi. La prossima settimana. Certo, grazie. Vuoi fare colazione? No. Dov'è Maria? È di là. Scusa. Ellie, eccoti, vieni. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me. Ti prego. Ok. Seth. Seth, vieni. Fanculo. Ehi. Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io ho fatto dei panini. Ok. Di carne. Grazie, Seth. Già. Beh, allora... sta attenta. Sì. Lo apprezzo, Ellie. Che cosa hai lì? Baguette bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Ok. Quando uscirai, voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di nord-ovest. Loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti. Ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie,
Conosci la zona? Non molto. Ok. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Problema risolto. Ellie, posso parlarti un secondo? Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non intendesse... È tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza. Sta attenta. Grazie. Ehi, Dina, le assegnazioni! Dammi un minuto! Puoi portare la tua ragazza alla stalla? Oh, mio Dio. Ehi, Dina. Posso parlarti? Ehi, ragazzi, io devo andare. No. Ma poi torni. Ehi. Ehi. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Io... è che mi sento in colpa. Perché? Perché ho cominciato io e... insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi... No, non ho pensato niente. Non... Lo sai perché mi piaci? Perché mi lasci finire le frasi. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Ai! Ma che cavolo! Io non sto giocando! Ehi, te la fai sotto? Te la fai sotto? Detesto quel moccioso. Gli diamo una lezione? Sì, certo. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti? Merda, nascondiamoci! Via! Via! Eccoci! Primo punto, perdenti! Ai! Al diavolo quelle braccia! Oh, no! Andiamo a prendere a casa e ti metto sul serio! No, vuoi la neve, Bertina! Aia! So dove abiti, Alex! Ah, ti è piaciuto? Ah, sì? Eh? Ti vedo! Prendi questa! Vai. Stiamo vincendo! Hai della neve tra i capelli! Ai! Dove hai imparato? Non vale! Così imparate! Ehi! Ehi! Piaciuto? Oh, no. No! Prendila! Aiuto! Lasciatela, mostriciattoli! Ellie! Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. No! Me la sono cercata, eh? Sì. Andiamo. Jesse vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messo in coppia. Ti piacerà questo percorso? Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Ehi, ragazze, porto dentro. Grazie. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Forza. Ok. Ehi, Shimmer. Ho
Guarda che è arrivata. Sì, sì, sì. Una per te. E una per te. Aprite! Datemi a sentire. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. Usate la testa. Bene. Andate. Ehi. Cosa stavi sognando? Ho detto qualcosa? No, però digrignavi i denti. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Forza, di qua. Oh, che freddo. Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No, no, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliora, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì. Forza. Se continuiamo così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe? Avrei già dato, grazie.
Dai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Merda. Ehi, guarda me. Abby, no, non guardare giù. Owen, dobbiamo anche tornare indietro. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda. È una città, cazzo. Già. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi... non lo so... gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti. Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ehi. Fermo. Ti aspetto alla baita. Frega un cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. Thank you.
messo incinta me. Merda. Sei vivo? Sono parecchi. Salire di più. Come esco da qui? Pessima idea, Abby. Ok. Non è lontano. Mm.
Così si fa. Cazzo, mi sono persa. Che siano finiti. Il tempo peggiora. Dov'è la strada? Orme di cavalli. Dov'è la pattuglia?